Il Faragola delle cantine Placido Volpone di Ordona, in Capitanata, è ufficialmente il secondo miglior osato d'Italia, a dirlo l'Annuario dei migliori vini italiani di Luca Maroni. L'azienda foggiana è stata anche inserita tra le 100 eccellenze italiane 2021 sulla rivista Forbes Italia, l'edizione italiana del magazine più famoso al mondo nell'ambito di economia, classifiche, leadership, innovazione, lifestyle. Si tratta di un rosato IGP Puglia, dal colore limpido e note rossastre, con sentori di frutti rossi. Si tratta di Nero di Troia, che viene coltivato nelle campagne di Ascoli Satriano e noi ne siamo super orgogliosi. L'annata è quella del 2019, il nome Faragola fa riferimento all'omonima villa romana tardoantica presente nel territorio di Ascoli Satriano, il paese di Michele Placido, noto attore, regista, nonché cofondatore e socio dell'azienda. Il vitigno è un Nero di Troia coltivato proprio ad Ascoli Satriano, quindi in altura e su terreno pietroso, impreziosito dall'incrocio dei venti che giungono dal Gargano e dai Monti Dauni. Questo che vi presento adesso è il Faragola. Faragola, che è una nota zona archeologica di queste parti, ed è il vino rosé, vedete, un bellissimo rosé, che è prodotto sempre col Nero di Troia, ha avuto tanto successo quest'estate, soprattutto nelle discoteche, nei luoghi dove i giovani vanno a fare l'aperitivo. Ve lo raccomando, perché è stato veramente un trionfo. Faragola ci ha sorpresi.